24 105 Sigma Art F4 stabilizzato e tutto quello che ci va dietro. Questo è un bell'obiettivo. È un bell'obiettivo perché rappresenta la giusta distanza, la via di mezzo, quella che un po' tutti desideriamo. Non è un 24-70-28, è un F4, però è stabilizzato. Non arriva a 70, si spinge fino a 105. Gli vale davvero questi 35 mm in più? E cosa potremmo avere di meglio su questo arco focale o comunque quali obiettivi se la contendono con questo? Lo vediamo subito. Allora, innanzitutto andiamo a vedere come. Certamente tutti i documenti di rito, una bella custodia, quella Sigma un po' quadrata. A me piacciono molto quelle Nikon anche perché sono pratiche, poi con questa doppia chiusura ormai ci ho preso pratica, sono molto belle. Un po' meno i sacchetti, le pochette della Canon, che è vero che sono molto pratiche, soprattutto quando abbiamo uno zaino imbottito, però non sono così pratiche quando lo zaino è quello delle escursioni, perché insomma le sento poco protette, quindi ricorro a questi qua. Ah, l'obiettivo è bello, solido, compatto, bello, bello, molto bello. Poi con la serie Art Sigma ha fatto indubbiamente ha dato la scossa un po' a tutti, ci ha dato degli obiettivi che anche dal punto di vista della costruzione sono belli, sono ben fatti, sono realizzati bene, le gomme piacevoli al tatto, frizionamento esemplare, fluido, cioè a piccolo giro, ad ogni giro in proporzione corrisponde un aumento o una diminuzione dell'escursione. Bella. Oh, vediamo subito già che l'ho esteso. Abbiamo detto un 24-105. Guardate. Si estende, sporge così. Chi si ricorda i vecchi Sigma, proprio tutto fare 28-300, quello il 35-56 o 6,3 addirittura, ma anche il 28-200, avevano proprio questo tipo di escursione telescopica che a me non dispiace tutto sommato. Magari non è il massimo dell'eleganza vedere poi questa svasatura in fondo, però è anche vero che il peso resta qua. Un po' come per il Tamron, il 28, il 24-70, il peso resta qua ed è fondamentale quando andiamo a scattare, anche perché non dimentichiamoci che questo obiettivo è stabilizzato e l'aiuto di un baricentro vicino alla camera ci aiuta sempre. Gli switch qui Sigma fa un po' come a metà strada, no? Tra Canon, per esempio, oppure Nikon, che ha gli switch trasversali, e Tamron che li ha longitudinali. Quindi abbiamo uno che è praticamente l'autofocus, scusate, la stabilizzazione in maniera così, l'altro invece è più verticale, quindi devo dire che è una scelta ottima. Perché? Perché nel buio, nel momento in nel buio, insomma, tenendo l'occhio nel mirino, è più facile capire che cosa sto muovendo. Avete mai provato con gli zoom che hanno un sacco, i telezoom hanno un sacco di bottoni, bottoncini, vari tipi di stabilizzazione, quanta ne vuoi, come la vuoi, autofocus, limiter, eccetera. A volte bisogna proprio staccare, guardare, switchare e riprendere a fotografare. Qui lo capiamo subito, quindi ottima, ottima scelta. L'obiettivo è bello. Cosa posso dirvi? Ma quanto pesa? Ma certo che pesa, perché non dimentichiamo una lente frontale da 82. Anche qui, spesso, magari gli allievi dei corsi, ma ti impone un filtro da 82. Meglio, ne comprate uno, ne basta uno. Bello, spendete i vostri soldi, non nascondo che servono anche soldi per un filtro di qualità. Ne avete uno, poi con gli anelli avete risolto tutti i filtri per tutti gli obiettivi, no? Mi pare logico, ho il 77, 67, 58, tutto quello che mi serve, quindi non è un problema quello, tutt'al più vi peserà 25-30 grammi in più, e vabbè, insomma, ci rinforziamo le spalle. Vi dicevo, ottimo accoppiamento, ottima qualità costruttiva, molto bello a vedersi, ben bilanciato, ma come fotografa, li vale i suoi soldi, li vale. Sì, li vale tutti, dico anche fino all'ultimo, perché è un obiettivo che non costa tantissimo. È un obiettivo che dà molto. Non costa tantissimo, non fraintendetemi, nei video precedenti, anzi ce l'ho ancora qua, abbiamo parlato del 24-70 Nikon, del 24-70 2.8 Canon, quindi permettete di dirmi che non costa tanto in proporzione.
Allora, i punti di forza di questo obiettivo sono innanzitutto che parte da un 24 mm, quindi un grandangolare di quelli importanti che ci soddisfa anche dal punto di vista del paesaggio. Un diaframma costante lungo tutto l'arco focale ed è un arco focale abbastanza sviluppato perché parte dal 24 mm e arriva al 105. E già qui abbiamo una prima differenza, perché un 24-70 almeno a me impone per forza di portarmi un altro obiettivo. 24-70 e 70-200, non c'è scampo, o 70-300 se preferite, quello che volete, però va completato, perché fare un paesaggio o un reportage col 24-70 solamente si rinuncia a molto, ci mangiamo le mani ogni volta che vediamo una bella scena e vabbè croppare un po', ma insomma. 24-105 servono davvero, questi 35 mm in più ti salvano la vita, perché quando vuoi viaggiare leggero oppure ti vuoi comprare uno zoom tuttofare, che sia davvero tuttofare, qui dentro ce l'hai, ci passa tutto quanto. Secondo punto di forza, lo stabilizzatore. È uno stabilizzatore più nuovo, più moderno, quindi più efficiente rispetto ai primi. A mio avviso non è così performante come quello Tamron. Sarà una questione di mani, perché guardate che ognuno di noi poi è diverso e quindi ognuno valuta secondo le proprie caratteristiche. Ma uno stabilizzatore come quello Canon, sugli standard medi, non l'ho ancora trovato. Sui grandangolari ho recensito il 15-30 2.8, è incredibile. Vi invito a vedere, insomma, Non so come, ma comunque vi inviterei a vedere i metadati per vedere i tempi di scatti di un sesto di secondo e una nitidezza più che mai accettabile a mano libera. È incredibile, fanno un lavoro egregio. Molto bene anche questo, ripeto, per chi come me li può confrontare, provare, eccetera, vi dà ecco, questa sensazione in più. Apro una parentesi che comunque sarà anche oggetto di un video che devo fare per forza in maniera dedicata, cioè quando vi parlo di meglio questo, meglio quell'altro, confrontando Canon, Nikon, Tamron, Sigma, stiamo parlando, quando ci confrontiamo con questi obiettivi, di ottimi obiettivi. Cioè andiamo a fare le pulci e il pelo nell'uovo, perché per uno, diciamo, come me, che ha certe esigenze o che rincorre una certa qualità di un tipo, è vero che vado a guardare magari agli angoli estremi come si comporta, la nitidezza se è spalmata in maniera molto costante sull'intero fotogramma, la caduta di luce, tutti questi aspetti, le aberrazioni, la carica cromatica. Però stiamo parlando comunque di sottigliezze, a meno che avere due obiettivi così distanti anche nel prezzo, che insomma lo capisce chiunque, che quello costoso funzionerà meglio, renderà meglio rispetto a quell'altro. Però non crediate che quando vi dico che, appunto, come ho detto prima, lo stabilizzatore Tamron lo trovo un po' più efficiente, non significa che questo non lo sia o sia scarso, assolutamente. Quando dico che Nikon, il 24-70, con i nanocristalli e dei colori brillanti, nitidi, belli, e questo, provandolo insieme sulla stessa scena, col cavalletto, col blocco dello specchio, qua e là, mi dà un bilanciamento del bianco un po' diverso, stiamo parlando del pelo nell'uovo. Chiusa questa grande parentesi, che però, ripeto, riprenderò, perché vale la pena spiegarlo anche a chi si avvicina alla fotografia, che insomma, non pensi che un obiettivo come questo, che ha comunque un suo prezzo sul mercato, abbia qualche carenza. Non ve ne accorgerete mai, perché è bellissimo. Soltanto facendo il confronto con qualcosa di molto meglio, allora possiamo andare a vedere che manca qualcosa. Però è anche vero, ritorniamo all'oggetto del nostro contendere, che per avere qualcosa di meglio devo rinunciare a qualcosa. Allora devo andare a un 24-70. Beh, certo, è un po' più facile. Perché? Perché il 24-70 si estende meno e quindi è anche presumibile, e io mi aspetto anche che ci sia un pochettino più di qualità. In effetti, se confrontato al 24-70, possiamo dire che a 24 mm, a meno di diaframmare parecchio, i bordi sono un pochettino più scarsi. Un pochettino più scarsi significa che un fotogramma grande così a 50 megapixel, le ultime fogliette oppure le ultime mattonelle della scena sono un po' meno nitide. Allora, o ritagliate di un centimetro e vi togliete il problema, oppure vi comprate un altro obiettivo. Insomma, sono davvero quisquiglie. Questo è un bell'obiettivo. Vi dicevo il peso. Beh, certo, tra l'altro ci sono 19 lenti qui dentro, e questo è il motivo per il quale, ad esempio,
sempre parlando di sottigliezze, quando lo mettiamo lo montiamo in camera e passiamo dal 2470 28, che sia un Canon o un Nikon, a questo 2405, sembra di vedere un pochettino più scuro, ma è una sensazione immediata e transitoria, l'occhio si abitua subito, c'è tanto più vetro e quindi la luce, nonostante sia un F4, la luce, diciamo, fatica un pochettino a passare, passa con meno, diciamo, continuità. Un altro aspetto di cui possiamo parlare, dei filtri, ve l'ho detto. Ah sì, per esempio, montato, io l'ho provato sulla Nikon, tenderebbe a sovraesporre un po', quindi un terzo, due terzi di stop teneteveli indietro, perché comunque tenderebbe a bucare un po' le alte luci, cosa che altri obiettivi invece non fanno. Tutti gli zoom invece in Canon lo fanno, anche i proprietari, quindi dipende davvero da come il sensore va a leggere la luce che passa attraverso e come proprio l'ultima lente va a colpire i pixel, i diodi del sensore. A me piace questo obiettivo, credo che ormai lo abbiate capito, ed è un'ottima variante al standard Nikon e Canon per le vostre fotocamere. Funziona molto bene sul sensore APS-C, è molto bello, e lo stabilizzatore, come vi ho detto, funziona molto bene. La messa a fuoco, quella manuale, è incredibile, perché da un anellino così piccolo ci si aspetterebbe un gioco molto lasco, come su certi obiettivi, cioè, invece si può manovrare e posizionare micrometricamente anche con il live view. Questa è una cosa che aiuta molto, a me è piaciuta molto e devo dire la verità, funziona molto bene. Non c'è il tasto di blocco, perché neanche a scrollarlo viene giù, è frizionato benissimo e ovunque lo posizionate sta fermo, è molto bello, è una delle cose veramente ben riuscite di questo obiettivo. E allora, i soldi li vale tutti? Certo, li vale fino all'ultimo. Per chi è indicato? È indicato per chi vuole un obiettivo, uno solo, poterci fare tutto, portarselo dietro, e quando viene un po' scuro o mi trovo all'interno o devo fare dei reportage, spesso si lavora al buio, anche se un F4 c'è lo stabilizzatore. Non dimentichiamoci che i super luminosi, i 2.8, questi standard, questi zoom standard 2.8, sono nati ai tempi della pellicola, quando c'erano veramente delle esigenze reali. Se avevo in camera un 400 ASA, stavo facendo, che so, un matrimonio, e poi si entrava in chiesa, dovevo per forza avvantaggiarmi con l'apertura del diaframma, perché non potevo alzare gli ISO, a meno di avere l'altra camera predisposta per gli interni. Quindi il 2.8 in un certo senso ci va bene se vogliamo ottenere uno sfocato, ma per fotografare normalmente non fotografiamo a 2.8. Un F4 va benissimo, e se abbiamo bisogno di abbassare i tempi di scatto, con una reflex come quelle di oggi non facciamo altro che alzare gli ISO. Le ultime reflex lavorano a ISO impensabili con la pellicola, e quindi non è più un problema il diaframma 2.8, a meno che vogliate fare un ritratto, riprodurre qualcosa di isolato nel contesto. Un'ultima parola la spendo proprio per questo, cioè come isola il soggetto F4? Bene se siamo vicini, se è ravvicinato, un po' meno bene quando, insomma, ci allontaniamo. Lo sfocato di questo F4, ma come del Canon, per esempio, che anzi, o qui ora ne parliamo, non è proprio il punto di forza, ma vabbè, chi se ne importa, cerchiamo di usare altri stratagemmi. Con cosa possiamo paragonarlo? Con cosa possiamo confrontare questo obiettivo, giusto per posizionarlo? Allora, si trova un po' a metà strada, vi dicevo, fra che cosa? Fra il 2470, il 2.8, eccolo qua, fra il 24-120, per esempio, parlando di Nikon, però questo è un F4, questi sono 2.8, questo è stabilizzato, questi no. Questo si spinge a 105, c'è il suo gemello, Canon, 24-105 Canon. Se qualcuno mi chiedesse meglio questo o il Canon, cosa pensate che vi risponda? Meglio questo, senza dubbio meglio questo, è più controllato a 24 mm, certo ha la sua vignettatura, ma lo abbiamo detto, è endemica in qualsiasi zoom che parta da un grandangolare come questo, però funziona meglio perché anche i colori sono più belli, è meno morbido, il 24-105 è un bell'obiettivo, però un po' morbido, sporge parecchio,
meglio questo, non ci penserei due volte, assolutamente meglio questo. Lo stabilizzatore funziona benissimo, meglio questo. 20, eccolo qua, ce l'ho qua sulla Ormond X, 2470 F4 Canon. Questo, ve l'ho detto, io non sono mai entrato in sintonia con questo obiettivo, perché è un F4, quindi non mi dà quello sfocato che mi dà il 2.8. Lo trovo un po' anonimo, poi quando guardo le foto resto veramente di sasso, perché è un obiettivo straordinario. Se li devo mettere insieme per qualità, uno, diciamo, che ha bisogno, ricerca la qualità, prende questo. Però con questo ci fermiamo a 70. Ci fermiamo a 70 mm, mi serve portarmi dietro anche un altro obiettivo. Con questo sono uscito l'altro giorno, credo che abbiate visto le immagini nel video che dovrebbero scorrere da qualche parte, si esce con un unico obiettivo. E tutt'al più, vabbè, dai, se non ho il 180 o un 105, in qualche modo, ripeto, chiuderò un po' l'immagine, ma mi porto a casa lo scatto. Con il 70 mm non ce la faccio proprio. Quindi ecco dov'è il punto di forza di questo obiettivo. Non è un 24-120 o un 24-135, come per esempio a Tamron, meno male, perché entro questa variazione di focali riusciamo ad avere una qualità che Sigma ha imbrigliato, ed è una qualità mediamente elevata. Il 24-120, ne vengo da un corso, sono senza voce. Il 24-120 Nikkor, per esempio, è molto deludente sotto molti aspetti. Anche in questo caso, se qualcuno si domanda, ma visto che anche quello è un F4 stabilizzato e arriva a 120 invece che a 105, non ci sono dubbi. Questo è molto, molto, molto migliore, assolutamente. Quando parliamo di distanza minima di messa a fuoco e stacco del soggetto, ecco, chi è interessato a queste cose, meglio il Tamron. Il Tamron più di tutti, perché riesce ad avvicinare il soggetto un pochettino più di questo, o comunque lo fa in maniera migliore, e soprattutto, parliamo del Tamron 2.8, vero? Riesce a dare uno stacco e una sfocatura al soggetto in primo piano che è sconosciuto a questo e anche al Nikon. Quindi meglio orientarsi su un altro tipo di obiettivo se per voi l'escursione è un motivo per andare a ricercare dei fiori, dei fiorellini, a parte che lo farete con un obiettivo dedicato, mi immagino, però se la vostra uscita ha quello nel mirino, con questo potreste rimanere un po' più delusi. Questo è infatti, secondo me, dedicato proprio all'escursionista che deve andare a fare la giornata di escursione e quindi portarsi già da bere, da mangiare, un po' un maglione, qualche cosa che appesantisce lo zaino, mi porto una fotocamera sola con un obiettivo solo, mi scelgo questo. Difficilmente lo farei con un 24-70 perché ti mangi quelle altre possibilità di... Non ho parlato di autofocus, non ho parlato di queste cose perché ormai siamo a dei livelli dove, insomma, tutto quanto funziona bene, tutto quanto è accettabile, a meno di cadere su un prodotto difettato. Dei Sigma si è sempre parlato di questi problemi di back focus e delle dock per taralli. Ad esempio, a me personalmente non è quasi mai capitato, tantomeno comunque con questo e con gli ultimi. Li ho trovati molto precisi, questo l'ho provato sulla Nikon perché l'attacco in Nikon non mi ha dato nessun problema. Sono veloci, sono precisi, silenziosi, per cui non... nessuna critica sotto questo punto di vista. L'obiettivo è davvero un bell'obiettivo, vi dicevo, vale la pena prenderlo in considerazione. Bene, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi do l'appuntamento ai prossimi video, ne stanno uscendo veramente di tutti i colori. Grazie e alla prossima, ciao!